Grazie Presidente. Oggi ci troviamo qua a discutere il decreto cosiddetto Manovrina. È giusto anche dire per quale motivo è stato creato questo decreto. Un decreto creato, qualche collega precedentemente l'ha detto, creato per rispettare il limite del rapporto deficit-PIL imposto dall'Unione Europea, quello del 3%. Oggi se il governo, dal punto di vista della politica economica, avesse rispettato gli impegni presi, non ci troveremmo qui a discutere questo decreto. E questo è il primo dato. Questo decreto certifica il fallimento della politica economica di questo governo. Politica economica fatta di tasse dal primo all'ultimo giorno da quando si è insediato questo governo. Ma non solo. Vorrei chiedere, oggi non c'è, presente il sottosegretario Giorgetti, magari se ne farà capo, al Presidente del Consiglio, definitosi il Presidente del Consiglio palle d'acciaio in Unione Europea, cosa ha portato a casa dall'Unione Europea in questi 6 mesi di governo? Cosa è riuscito a portare a casa per il suo Paese, visto che oggi ci troviamo qua a rispettare ancora una volta le imposizioni dell'Unione Europea? Però faccio mia la dichiarazione di ieri del segretario nazionale del Partito Democratico, il quale ieri ha detto, Guglielmo Epifani, non basta parole, parliamo di fatti. Benissimo. Allora iniziamo ad analizzare questo provvedimento nei fatti. Grazie a questo provvedimento, di cui, ripeto, l'obiettivo è quello di rispettare il rapporto deficit-PIL, invece ci troviamo di fronte ad una situazione dove voi determinate un collegamento astratto ed incredibile tra la finanza locale e l'immigrazione. Create un fondo ad hoc per l'eccezionale afflusso di immigrati nell'ultimo periodo. Create questo fondo ad hoc determinando ancora una volta il fallimento della difesa del territorio. Lo dico perché l'unico modo per fermare questo afflusso e per fermare le vittime sono i respingimenti. I respingimenti che l'allora ministro Maroni aveva fatto e che hanno determinato sicuramente una situazione favorevole e di salvaguardia anche delle vite umane. Non sappiamo a chi vanno i soldi di questo fondo, non ci è stato detto e specificato. Sappiamo però dove trovate le coperture. Le trovate, e qui mi appello all'etica della sinistra e del Partito Democratico. È etico trovare i soldi svuotando il fondo per le vittime ai reati dell'usura e della mafia. È etico trovare i soldi vietando praticamente le espulsioni perché voi cancellate il fondo del rimpatrio. Oggi questo Parlamento decide di fermare le espulsioni. Non solo fate questo, ma nella coerenza che anche ieri avete dimostrato sulla mozione di sfiducia al ministro Cancellieri, dove fuori dite una cosa e qua dentro ne fate un'altra, la stessa cosa fate in aiuto e in sostegno dei sindaci e del patto di stabilità che volevate cancellare a parole. Invece oggi lo inasprite, non solo inasprite il patto di stabilità, ma cancellate i premi ai comuni virtuosi e responsabili, schiaffeggiando gli amministratori, anche i vostri, che si sono comportati responsabilmente in tutti questi anni e che amministrano per senso civico e non certo per una questione economica. È stato detto che la Lega è contraria a questo provvedimento per l'istituzione, la contrarietà della Lega a questo provvedimento è dovuta all'istituzione del fondo per gli immigrati. Non solo questo è il motivo, ma sicuramente questo è il principale, perché noi siamo contrari all'istituzione di questo fondo e lo ribadisco con fermezza. Lo ribadisco con fermezza perché avete trovato i soldi dando priorità agli immigrati, dimenticandovi delle situazioni di disagio sociale che vive questo Paese, che vivono i cittadini, i nostri cittadini. Parlo degli esodati, parlo dei cassintegrati, parlo dei disoccupati, tutte parole che erano nel programma di questo governo, parole ancora una volta andate a vuoto e concretizzate nei fatti in maniera diversa.
Prendo spunto, per esempio, dalla situazione di paura quotidiana che c'è dal punto di vista della sicurezza urbana. Lo sappiamo solo noi o lo sapete anche voi che tutti i giorni ci sono furti nelle abitazioni e che la gente ha paura. Non era opportuno, sottosegretario, che quel fondo andasse ai comuni per opere di vigilanza urbana, a sostegno magari della pubblica sicurezza, dando sostegno alla gente che oggi nelle case ha veramente paura. Voi non vi rendete assolutamente conto della realtà. L'invito che vi faccio è di prendere un giorno e stare su un treno di pendolari ed ascoltare, di andare alle poste, negli uffici postali il primo di ogni mese a guardare in faccia il disagio di chi ritira la propria pensione, di quegli anziani, a parlare con quei giovani responsabili che non riescono neanche ad andare in un locale alla sera perché non hanno né la possibilità di avere un lavoro né la copertura dalla loro famiglia, visto il disagio occupazionale ed economico che vige. Parlate con i disoccupati, non con gli immigrati, parlate con loro e rendetevi conto della situazione che stiamo vivendo. Vede, Presidente, noi veniamo dal nord, dove la dignità è un valore inestimabile, dove la dignità a volte copre anche situazioni di disagio non paventate, ma le assicuro che le famiglie oggi sono impossibilitate anche alla quotidianità. Voi avete delle priorità e l'avete dimostrato in tutti questi mesi di governo. Avete fatto 2 svuotacarceri, avete depenalizzato i reati, qui dentro si parla di amnistia e oggi ancora una volta date priorità agli immigrati e non alla nostra gente. Non è una questione economica, non è una questione di bilancio, non è solo ed esclusivamente una questione di contabilità. Questa è una questione di giustizia sociale. Le vostre priorità sono ingiuste nei confronti dei cittadini. E noi all'ingiustizia, sottosegretario, presidente, non ci stiamo. Voteremo contro questo provvedimento perché questo provvedimento è ingiusto nei confronti di tutti i cittadini onesti.